Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Siamo già nel bosco dove il cacciatore aveva visto questa bambina piena di lividi. E ci troviamo esattamente nel punto dove l'altra volta ci siamo fermati, per esatto. Così dire. Tanti di voi ce l'hanno scritto ieri nei commenti. Ovviamente non ci restava che fare una cosa: dirigerci di nuovo verso l'abitazione e andare a vedere questa casa. Perché come avete visto noi ci siamo fermati pochi metri prima e stasera siamo abbastanza elettrizzati dal fatto di voler entrare in quella casa, perché in questi giorni ci siamo fatti tantissime domande. Questo caso ci ha preso, come vedo che sta prendendo anche a voi, perché ci sono ancora dei punti interrogativi a cui vogliamo dare veramente delle risposte. Tanti punti interrogativi. Fa già un freddo allucinante, vedete Debbie in tenuta da Yeti, ma... credetemi, in Piemonte siamo già a 8 gradi. No, poi più che altro, cioè... non mi sento neanche tanto sì, bene, in più, ho esatto. Un po' di raffreddore, quindi ecco. Meglio coprirla. Comunque a parte tutto ragazzi, stasera diamo un'occhiata a Debbie un po' di più, va? Okay. Perché? Vabbè, lo sappiamo. Vabbè, che sì. Quando uno non sta bene di fisico, magari ecco. È anche più vulnerabile. Tra l'altro abbiamo già visto, ci ha già accolto una sorpresa, sì. Il bosco alle nostre spalle, quindi dove c'è in teoria questa abitazione. Sì, dove, dove c'erano tutte quelle felci, dove Simone, io e Jack per primi ci siamo addentrati, togliendoci proprio dal sentiero principale, è scomparso, quel posto è scomparso. Esatto. È stato rasato, c'è solo più terra, adesso lo vedrete. Oggi è l'M1, abbiamo deciso subito di partire con lo zoom perché esatto. Questo bosco magari ci dà dei segnali. Sì, più che altro perché se riuscissimo a registrare qualcosa siamo in grado di farlo sentire anche a sì. Voi, magari alzando proprio il volume, perché spesso registrando solo con le nostre videocamere noi sentiamo dei rumori che però capisco che voi non riuscite a percepire, ma noi non riusciamo ad alzare troppo il volume perché sennò si andrebbe a, come si dice? Distorcere, sì. Esatto, distorcere proprio l'audio. Quindi abbiamo detto portiamolo che non si sa mai, poi mi tiene caldo alle orecchie. Ragazzi, non perdiamo tempo. Pronti? Iniziamo. Ricordatevi Matilde, 5 anni. Pigiama. Vestito in pigiama con dei lividi. E ricordiamoci che non è che era tanto contenta che eravamo qua, eh. Ci ha detto di andare via tutto il tempo. E brilla. Quindi, giusto Simo che in teoria la casa è dritta a me? Esatto. Vedo che comunque anche se hanno tolto tutta la vegetazione non si vede. Io da qua... Tu la vedi già con la termica, per esempio, Simo? Non riesco a distinguere nulla, cioè... Ah, vedi, ti rendi conto? Neanche io con l'infra rossa. Nemmeno con l'infra? Con la termica non riesco a capire. La mia sensazione è c'è un strano silenzio rispetto all'altra volta. Effettivamente c'è silenzio. Non smette mai di brillare però. Come l'altra volta. Come l'altra volta. Come di nuovo? Come? Oi. Cosa? Sì, ho sentito anch'io. È stato... Dei passi, eh? Sì. Passi pesanti qui in mezzo. Se c'erano... Io li ho confusi con i vostri. Ci sta. Matilde. Un verso. Sì. Matilde. Siamo tornati, Matilde. L'altra volta ce ne siamo andati con l'intenzione però di ritornare e entrare in casa. Lo sai, vero che entreremo in casa? La casa dove vivevi tu? Era casa tua, ci hai detto l'altra volta. Ci hai fatto capire che tu vivevi qua. Passi. Dietro di me. Sì, sentiti.
Matilde, ti fa piacere che andiamo in quella casa? Sembra che non si avvicina a questa casa. Brava, ma quando ci fermiamo, soprattutto tipo adesso che magari siamo già vicini alla casa, sembra che prenda le distanze, perché l'M1 ha smesso. E quello come l'altra volta. Scusate. Passi. Brillato. Sì, mentre lo dicevi brillava. La casa è proprio lì, guardate. Sono stati dei passetti piccoli. Ho la sensazione che si sta ancora nascondendo. Si è illuminato fino al rosso. Fino al rosso di nuovo. Fino al rosso. Quindi si stava nascondendo. Matilde, ma tu non entri in quella casa? Non ti piace quella casa? Non ne vuole sentir parlare. Sembra che non ne voglia sentir parlare della casa. Quando si tocca il tema casa, ammutolisce. Mi fai capire almeno... Hai capito? Mi fai capire almeno in che direzione sei. Io adesso sposto l'M1. Così mi dici verso che albero sei. Quando indovino l'albero, fallo brillare. Fai questo gioco, dai. Devi essere pur da qualche parte, no? C'è uno strano odore. Lo sento. Casa. Si è illuminato. Come? È dietro di me la casa, quindi... È quello che ho detto, casa. E com'è? Ha brillato qua, in direzione di Jack. Quindi dietro di Jack c'è la casa. Ma quindi sei nella casa? Dietro di Jack ci sono anche degli alberi? Beh, sicuro. Sì, sì, non sì, sì, no, ci sono alberi. E direzione casa, ma può essere ovunque. Può essere davanti alla porta, può essere... Dietro questo, dietro Jack. Qua dietro c'è un gruppo di alberi, comunque prima della casa. Senti, io ti sto controllando con la termica. Grande. Sembra, mi ha anche dato la sensazione, poi riguardando i video che abbiamo registrato, come abbiamo detto, no, prima di andare avanti, analizziamo bene. E mi sono anche fermata, no, a guardare. Sembra quasi che lei protegga. Non so se protegge, non so cosa fa. Appena una persona entra nel bosco, sembra subito che lo. Cioè. Lo si aggredisca. Fa sentire pesantemente, cioè con i nostri strumenti ovviamente noi l'abbiamo capita questa cosa, però man mano che uno si avvicina alla casa sembra che lei non riesca a o non voglia avvicinarsi, mentre Brilla. Nel bosco sì. Guarda. Perché? Beh, che c'è qualcosa di brutto in quella casa. Matilde, i tuoi genitori sono... Ti piacciono i tuoi genitori? Vuoi bene ai tuoi genitori? Non risponde. Matilde, hai paura dei tuoi genitori? Facciamo 2 metri. Non mi risponde dei genitori. Hai visto? Sì. Cioè, ogni volta che riprendiamo marcia. No, sui genitori no. Sui genitori non mi risponde. Assolutamente no. Ed è una cosa da approfondire allora. Esatto. C'è un blocco, sui genitori. Raga, però è vitrale. Ah, ecco, sto per dire queste cose. Ma questo è proprio... Sembra una palude. Non c'è cielo. Metti i brividi. Spettrale. Qua. Sei illuminato. Aspetta. Raga, è brutto, posso dirlo? Di nuovo. Guarda, aumenta, guarda, guarda, guarda. Sì.
Vabbè, questo è un segnale. Non andate, non andate, non andate, non andate. Matilde, vuoi che andiamo via? Sì. Cioè, sì. Questo è chiaro, eh. Ragazzi. Pulito, più chiaro di così. Ragazzi, questo non vuole. Non vuole che stiamo qua. Non vuole che andiamo nella casa. Esatto. Più ci avviciniamo. Raga, non è il massimo. Non so perché. Che cavolo è, raga? Mi ha ricordato proprio stile Blair Witch Project. Sì. Cos'è sta roba? Non ti piace queste cose? No. Guarda come si muove. Cos'è sta roba? Simo, può essere dove facevano il fuoco? Ma sì, in teoria lì sembrerebbe quello per fare un fuoco. Poi c'è una la pelle, non lo so. Sì, però scusami, il nastro adesivo no, nero. No, raga, il nastro adesivo nero. Sì, sì, guarda. Vedi dove c'è il fuoco? Ah, ok, qua non fa il fuoco. No, però lì questa magari l'ha spostato. Ma però no, una tenda, questa no, chi ci dorme? Spostato, un bambino. Guarda. Esatto. Un bambino. Però scusate, raga, cioè il nastro adesivo nero è recente. Certo che è recente il nastro adesivo. L'hanno fatta i cacciatori questa cosa, Matilde? Potrebbe essere una trappola. E se invece qualcosa dove metti poi le foglie e ti imboschi qui per andare a caccia? Rumore dietro di me. Bravo, vero. Matilde, ho capito che non vuoi parlare dei tuoi genitori. È corretto? Voce squillante. Mi è sembrato un verso di un uccello. Ah, ok, può essere. Raga? Cosa hai sentito? Tipo? Era una voce. Era veramente una voce. Passi. Raga, tanto bordello, eh? Sì, questi sono passi però, eh. Prima una voce, poi dei passi. Una voce ha fatto... Una voce squillante. Mi è sembrato un verso di un uccello. Ah, ok, può essere. Raga? Cosa hai sentito? Tipo? Era veramente una voce. Passi. Raga, tanto bordello, eh. Sì, questi sono passi però. Prima una voce, poi dei passi. Matilde, io ho capito che tu non vuoi parlarci dei tuoi genitori. È possibile? È una cosa possibile? Non ti avvicini alla casa perché ci sono i tuoi genitori? Rispondimi con questo strumento. Dimmi, se è così, puoi farlo illuminare, per favore? Non devi aver paura di noi. Noi non siamo qui per farti del male, noi vogliamo solo sapere, conoscere la tua storia. E se fosse mai possibile, magari darti una mano. Quindi non devi avere paura di noi. Si è acceso. Baby. Quindi ha paura dei suoi genitori. O quantomeno un'ipotesi. Esatto. Potrebbe. Come potrebbe aver risposto a lei, ma non ho risposto alla domanda di prima. Come per dire, sì, tranquilla, so, ti sto ascoltando, interagisco, ma non farmi quella io domanda. Io spero, Matilde, che tu appunto mi abbia ascoltato e mi abbia presa sul serio, perché ti sto dicendo la verità. Pazzesco. Lo so. Dove cavolo sei? Perché ti nascondi? Questa casa ti ricorda qualcosa di brutto? Sì.
però hai notato come si è acceso più flebilmente, come se fosse una risposta silenziosa, magari la deve dire sottovoce. Sì. Magari ha paura. Ma esatto. Come guarda, se avessi timore. Guarda. Ed è appena spucata la luna. È vero. Solo che in questo bosco è così fitto che non arriva. No. Si vede solo il cielo luminoso. Passi. Dove? Di là. Guarda che roba. Comunque posso dire una cosa. Poi capisco che siamo in un bosco e possono essere degli animali che hanno segnato il terreno, quindi ok, però arrivano ogni tanto. Così presto? Così cioè vicino. Tipo adesso, guarda, adesso guarda, la fino sento. Al rosso, ragazzi. Adesso la sento. Proprio. Ma l'animale segna il terreno, non quando ci siamo noi. Cioè è difficile che sia sentire l'animale adesso. Però adesso voi, ma voi la sentite adesso? Io sì, da qua, sentite. Io da qua no. Sì, se vedete la corrente sta tirando così. Sì, dipende anche un po' dall'aria. Matilde, sei vicino a un albero? Sì. Ti nascondo. Puoi farti sentire? Raga! Cosa? Cosa? Raga! Cosa c'è, David? Dove? L'avete sentito? No. O riascoltiamolo, Riascoltiamolo. Guarda. Cosa? Cosa hai sentito? Non baby? Vorrei sbagliare, ma mi è sembrato di sentire qualcuno piangere. Stai scherzando? Assolutamente no. Raga! Matilde, stai piangendo? Lividi, pianto. Non so cosa è bella. Guardo, ci tengo a riascoltarlo. Vabbè, ok. Brilla. Sta brillando? Sì. Sì. Flebile. Però se è lei che piange, raga. Proviamo ad accendere la black box. Sì, è una buona così idea. Poi dopo entriamo in casa. Ok, è una buona idea. Facciamo.